Scarp the Tennis in questi anni ha continuato a raccontare le storie degli ultimi, ma anche dei primi. Cioè, le storie di persone stravaganti che per primi si sono messi in testa di fare cose incredibili. Questo miele è stato fatto a Central Park, New York. Questo a Seoul. Questo a Parigi. E questo a Berlino. Ma, ladies and gentlemen, the best honey in the world come from Milano. Ma cosa le è venuto in mente? Cioè, che rotella fuori posto deve avere per mettersi in testa di fare il miele a Milano? Beh, oddio, il miele a Milano, come vedi, non è una nostra invenzione, nel senso che si può fare miele in città senza nessun problema. E tra l'altro le api in città trovano un sacco di fiori, se tu pensi ai balconi delle sciure piuttosto che le aiuole. Quindi anche dei miei? Certo, certamente, sicuramente, anzi magari non le riconosci ma passano sempre a trovarti. E quindi immagina in un mondo in cui purtroppo c'è questo uso massiccio di pesticidi, di concianti, erbicidi, le api non se la stanno passando per niente bene. No. Ti assicuro che sui miei gerani al massimo butto su il vino avanzato, il Barbera. Va bene. Il Bardolino, va bene. Va bene. Quello va non bene. È che non fa male. No. Ci vogliono le arnie per davvero, sì? Cioè questi strumenti qua, vuoi sì, spiegare sì, sì. Per gli ignoranti, certo, che io certo, lo so, ci mancherebbe. Io lo conosco bene, vuoi dire? Noi a Milano abbiamo diversi alveari, ne abbiamo per esempio Legambiente, sì? Orti urbani, li abbiamo per esempio su alcuni terrazzi, al nono piano in zona San Siro, li abbiamo nel Parco delle Cave, insomma dove si può mettere un alveare come questo che volete si può benissimo fare miele urbano. Dimostrazione che si può fare miele in città, sì. Hai visto, abbiamo portato il miele di New York, a Parigi sui tetti fanno miele ormai da tantissimi anni, Berlino, Seoul, sì, incredibile. Sì, sì. A Londra ci sono un migliaio di apicoltori che fanno apicoltura urbana e poi voglio dire, è diventata quasi una moda, però noi utilizziamo l'apicoltura urbana anche come didattica. Quindi lavoriamo tantissimo con i bambini, per esempio nel Museo della Triennale, se ti capita di venire a fare un giro la domenica, sì. Facciamo dei laboratori con i bambini, tiriamo fuori questi telai con sopra le api, li facciamo vedere ai bambini, non è mai successo niente, nessuno è mai stato punto. L'opportunità è quella di proteggere le api e quindi... E fare del miele fare buonissimo del miele. Che fa bene, tra l'altro. Assolutamente. No? Io adesso ti saluto perché devo andare a casa a innaffiare i miei gerani con un po' di Barbera perché ho delle api belle paciarotte che vengono lì, succhiano. Ottima idea. Ciao.